Perché le banche, ogni volta che tu vai in banca e chiedi qualcosa, sono obbligate a scrivere la richiesta in centrale rischi in caso di mutuo o in caso di prestito. E se questa richiesta viene rifiutata, tu la casa, Tutte le altre lo sanno. tutte le altre banche lo sanno. Poi non è mai bello andare in più banche a chiedere, perché la banalità è perché ti hai detto di no? Certo. Quella prima, perché io dovrei dirti di sì. Quindi Certo. diventa fondamentale molto spesso sapere sapere che esistono figure come la mia che ti danno una mano a sentirti dire sì subito, senza grossi giri. Quali sono i casi che hai visto maggiormente, per cui gli hanno detto no? Caso più fondamentale? Quello che ti sei dimenticato di pagare qualcosa. Facciamo prima l'esempio della multa. Molto spesso succede che, soprattutto i ragazzi, le coppie, che magari stanno insieme anche da una vita, si aiutano, io faccio da garante a te su un prestito, poi la coppia finisce, ci si lascia, io penso che tu il prestito continui a pagarlo, magari la fidanzata per ripicca, il fidanzato per ripicca smette di pagare. Mi è capitato più di una volta vedere segnalazioni di cattivo pagatore per prestiti dove uno non sapeva neanche di essere obbligato, pensava che la fidanzata lo pagasse, invece no, non ha smesso di pagarlo. Un'altra cosa Una, sono. guarda, quando facevo l'agente immobiliare da ragazzo, mi era capitato questo. Il fratello co compra il cellulare all'altro fratellino perché fa qualche lavoro, sì, lo pago io, beh, io non posso fare mutuo, non posso fare finanziamento. Quello si dimentica, il fratello più grande, il fratello più piccolo non paga. Esatto. E tu però poi non puoi, purtroppo è brutto, ma tu non potrai mai ottenere niente, nel senso che devi sanare la posizione dopo che hai sanato la posizione, 36 mesi dopo Sì, è saltato, si è cancellata. Ma il problema è che quando tu lo copri, magari tu stai per comprare una casa, stai per chiedere un mutuo e non puoi permettertelo. magari hai dato la caparra, hai dato Qualsiasi cosa. E tu scopri di avere un debito contratto. Non ti dico a tua insaputa, ma come fai l'esempio tu del fratello in fiducia, è mio fratello che poi invece ti rovina. Quello, l'altro, una delle altre cose che bloccano, fanno non andare avanti una pratica di mutuo, sono i procedimenti penali in corso. La banca purtroppo lì è bloccata, Guarda, assolutamente. certo. Il fatto di avere pregiudizievoli, la banca boccia.